E ora un altro articolo dedicato a Giulia Carnevali, che in questi giorni è alquanto prolifica di messaggi. Ovviamente tutte voi ci state chiedendo se sia tornata o meno a corteggiare Luca Sperracchi o sia tornata invece per corteggiare Andrea Damante. Diciamo che a tutte coloro che non vogliono sapere non vogliamo svelare il segreto, quindi nel caso vi rimandiamo alla lettura delle nuove anticipazioni della trasmissione Uomini e Donne. Ma andiamo avanti e riprendiamo da dove ci siamo lasciate, ossia da quando in trasmissione Luca Sperracchi è andato a trovare il Meg Gallo ed è stato mostrato il video. A quel punto Giulia Carnevali si è veramente arrabbiata moltissimo e ha lasciato lo studio per andare in camerino. Qui l'ha raggiunta Luca Sperracchi ma non l'ha fatto nemmeno entrare. Diciamo che nei giorni a seguire la bacheca di Giulia Carnevali Instagram è stata tutto un rincorrersi di messaggi, che andavano solamente in una direzione e poi è arrivato questo bellissimo messaggio. Corteggiatrice Giulia Carnevali di Luca Sperracchi. Non se ne abbia a male Giulia, che secondo me a volte fa un po' la snob, ma credo che il sentimento che nutre nei confronti di Luca Sperracchi sia genuino, a me non dispiacerebbe vederli insieme a voi.